la trasmissione a cura della redazione di Italia 7 che cura tutti i lavori del Consiglio regionale della Toscana. In primo piano la questione lavoro, utilizzare tutti gli strumenti normativi ed economici a disposizione per impedire la chiusura dello stabilimento toscano GKN, quanto impegna la Giunta la mozione approvata all'unanimità proprio per salvare i 422 lavoratori della GKN, ma si è parlato anche del polo siderurgico di Piombino. Il Consiglio regionale della Toscana, durante l'ultima seduta, ha approvato all'unanimità una mozione a tutela dei 422 lavoratori della GKN di Campi Bisenzio, per i quali l'azienda, il fondo inglese Merrows, ha annunciato i licenziamenti. La mozione impegna la Giunta regionale a utilizzare tutti gli strumenti normativi ed economici a disposizione per impedire la chiusura dello stabilimento toscano, consentire la ripresa della produzione e disporre il ritiro immediato della procedura di licenziamento portata avanti dalla GKN. Noi abbiamo voluto aprire la seduta odierna discutendo della situazione terribile, ignobile, in cui sono stati costretti a versare i lavoratori della GKN. È una battaglia di dignità, la dignità del lavoro, e un'azienda che non era in perdita e che decide così la notte di scappare via, di scappare lasciando per strada centinaia di famiglie, è qualcosa di ignobile e tutta l'assemblea legislativa con forza l'ha urlato, noi saremo al loro fianco. Noi chiediamo alcune cose molto chiare: il ritiro del licenziamento delle 422 persone, chiediamo di attivare subito tutti gli strumenti di sostegno ai lavoratori, di attivare percorsi previsti dalle crisi di impresa, non ci siano GKN né oggi né domani, dalla Regione deve arrivare un segnale che queste pratiche non sono consentite, quindi dobbiamo attivare tutti gli strumenti necessari perché questo, che è il primo grande esempio, sia l'ultimo e che si riesca a salvare queste persone che non vogliono neanche venire a un tavolo delle trattative, così come ci hanno detto, neppure con la Regione. I temi del lavoro e della tutela dell'occupazione sono temi che devono unire le istituzioni, che devono manifestare vicinanza soprattutto a tutte quelle famiglie che dall'oggi al domani si ritroveranno a mettere in dubbio un percorso di vita. Quindi su questo, ripeto, la politica si deve unire. E per quello che noi possiamo fare, sicuramente l'obiettivo principale è uno, quello di agire per quanto più possibile sia sotto il profilo della tutela, ma soprattutto sotto il profilo, nella denegata ipotesi in cui purtroppo i licenziamenti dovessero concretizzarsi, soprattutto sul fronte della reintroduzione al lavoro. L'Assemblea legislativa toscana inoltre chiede l'introduzione di un codice etico che preveda un obbligo di comunicazione preventiva in base ai rischi di chiusura aziendale e un rafforzamento delle discipline nazionali sui limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di fondi pubblici. La votazione unanime di una mozione da parte di tutto il Consiglio regionale è una prima risposta di vicinanza concreta a questi lavoratori e alle lavoratrici, e dobbiamo anche coinvolgere su questo l'Europa. Deve essere più difficile delocalizzare e non può essere uno strumento di crescita, diciamo, del lavoro, quella della delocalizzazione. Insomma, la Toscana c'è, il Consiglio regionale è presente. Un sostegno forte, unanime, a una mozione che impegna il Governo a trovare una soluzione urgente, e non si può ovviamente dalla sera alla mattina chiudere un'attività imprenditoriale, non si può dalla sera alla mattina abbandonare la forza lavoro, le persone che fino al giorno precedente hanno dato tanto della loro vita, la loro anima, la loro identità, la loro dignità per portare avanti poi gli interessi economici di un'impresa. Quindi serve una risposta immediata e servono anche leggi normative, e mi auguro un atto urgente del Governo per sospendere i procedimenti, per ridiscutere ovviamente con l'azienda e costringere ovviamente le imprese che operano nel nostro Paese a un dialogo costante con le istituzioni. Occorre che immediatamente il Governo si faccia sentire, e non è una questione legata al blocco o allo sblocco dei licenziamenti, è una questione legata alla dignità dei lavoratori e alla dignità di questo Paese. Per far capire che Governo e Regione stanno dalla parte dei lavoratori, stanno dalla parte dell'impresa, quando fra questi c'è un rapporto fatto di serietà e di rispetto reciproco. È inaccettabile quando uno dei due, siano essi i lavoratori o siano essi i proprietari delle imprese, pensano che il rapporto è squilibrato rispetto a quello che c'è in campo. Spetta alla politica fare da arbitro.
Sempre sul fronte occupazionale, il tema della salvaguardia del polo siderurgico di Piombino è finito al centro di una mozione dei consiglieri di Fratelli d'Italia, illustrata in aula da Alessandro Capecchi, sarà affrontato in una delle prossime sedute della Commissione Sviluppo Economico. L'atto è stato infatti rinviato in commissione dopo il dibattito. Noi partiamo da uno scetticismo di fondo che non mi vergogno a ribadire nei confronti di questa proprietà, però raccolgo l'invito del Presidente Gianni che è intervenuto in aula chiedendoci di fare una discussione congiunta in commissione prima del 29 di luglio, quindi per andare poi al tavolo di concertazione forte di un documento unitario del Consiglio regionale, quindi non ci siamo sottratti a questo invito, abbiamo volentieri lasciato che la nostra mozione facesse da atto apripista per questo documento unitario. Benvenga un documento unitario. Io credo che sia necessario un intervento governativo innanzitutto per chiedere e pretendere una strategia e una pianificazione industriale, un piano finanziario economico serio e stabile, perché abbiamo già visto tutta la grande fiducia che era stata data precedentemente a Rebrab come è stata ripagata. In questo momento dobbiamo chiedere all'azienda che presenti appunto un piano finanziario industriale e serio, credibile, perché in questo momento stanno lavorando a intermittenza con i semilavorati che arrivano, non c'è assolutamente sostenibilità e, come se non bastasse, si sta tenendo in scacco anche tutta l'area portuale, e questo ormai da troppi anni. Il Partito Democratico ha fatto molti proclami ma non ha risolto ancora niente, quindi a questo punto l'unica soluzione è che con una strategia dell'acciaio nazionale si metta all'interno anche Piombino e si passi in questo momento a un rilancio che, come ho detto, dovrà prevedere anche l'attività del porto. Io credo che dopo una quindicina d'anni dove abbiamo visto l'amministrazione del PD a livello comunale e regionale, dobbiamo veramente avere una concretezza e un cambio di passo. È in fase di attuazione un piano strutturale da parte del Comune Piombino che prevede sia un'area di riconversione sia un'area dedicata al forno elettrico e al mantenimento di una parte del polo siderurgico. Credo che dobbiamo arrivare ad una concretezza di un progetto, da un lato per la riconversione dove si può inserirci all'interno del Recovery Fund e quindi creare un progetto concreto, e quindi vogliamo e abbiamo chiesto in aula massima trasparenza e chiarezza da parte dell'amministrazione regionale su un progetto concreto. Sì, c'è questa convocazione finalmente il 29 luglio, noi vorremmo arrivare a quella convocazione non solo ribadendo la posizione già espressa dal Presidente nella sua comunicazione al Ministro, ma anche approvando, come è stato stabilito oggi in Aula, d'accordo con i proponenti della mozione che si è discussa, arrivare con un documento complessivo e condiviso, approvato in Commissione Sviluppo Economico, che la Presidente Bugetti convocherà nei giorni immediatamente precedenti. Quindi in quella sede confido che si arrivi con ipotesi non velleitarie agganciate alla realtà e che denotino il peso di un'impostazione della Regione nelle sue varie articolazioni. Nell'aula del Consiglio regionale è tornato il dibattito sulla Firenze-Pisa-Livorno, una mozione del Partito Democratico per accelerare i lavori necessari a seguito dello smottamento nel tratto tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna. La questione dei lavori sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno è pronta ad approdare in Consiglio regionale. Una mozione del PD per accelerare i lavori necessari a seguito dello smottamento nel tratto tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna ha riacceso il dibattito tra le forze politiche dell'Aula. A far discutere i piani della giunta regionale rispetto all'ipotesi della creazione di un nuovo soggetto giuridico che possa gestire l'infrastruttura. In realtà c'è stata una dialettica molto serrata ma finalizzata al bene, cioè finalmente a stabilire che quella infrastruttura ha bisogno di una prospettiva lunga, di lungo periodo, non soltanto di essere rattoppata, rimessa in sesto e di un rimedio ai danni momentanei. C'è bisogno di una prospettiva di utilizzo, di manutenzione, anche di organizzazione dello sfruttamento di quella infrastruttura. Quindi ben venga la comunicazione su questo e il dibattito
dibattito che ne seguirà, noi saremo pronti. Intanto oggi incassiamo la buona notizia dello stanziamento dei 4 milioni definitivamente avviati a sostenere i lavori in corso sulla FIPLI, sperando che questo possa alleviare i fastidi e le fatiche e dei disagi per i nostri cittadini e cittadine. Una mozione che nell'impegna mette insieme tante cose, si parla di un piano di investimenti, una legge regionale del 2012 già proponeva un tempo sul piano regionale degli investimenti, la scadenza era marzo del 2013, doveva esserci una relazione in consiglio regionale, sono passati 7 anni e ci viene richiesto ulteriormente nella mozione il piano degli investimenti, quindi si riparte da quel tempo, dal 2012 ad oggi non c'è stato nessun sviluppo sulla FIPLI, ecco, quindi io credo che sia un tema che si riutilizza nelle varie campagne elettorali ma che ad oggi da parte di questa giunta e di questa maggioranza non ha una soluzione. Attendiamo ora di capire se c'è una soluzione, cosa che non credo, le uniche piccole e poche notizie le apprendiamo dai quotidiani ma che ogni giorno cambiano assolutamente visione per quello che è la FIPLI. Anche qui chi ha governato dal 1970 continua a proporre delle soluzioni che fanno venire in mente soltanto una domanda: perché queste soluzioni non sono state proposte e programmate negli anni precedenti? Perché è chiaro che la situazione in cui versa in questo momento la FIPLI non è certo dovuta soltanto a questi ultimi anni o al post-Covid. Quindi la verità è che è necessaria una strategia, servono degli investimenti massicci per raddoppiare le corsie in tutti i tratti dove questo è possibile e serve soprattutto una strategia che coinvolga anche il governo, perché non è possibile a questo momento che la regione possa fare da sola. E trovo che in questo momento la proposta di un SPA che debba gestirla sia fuori luogo e soprattutto non ben ragionata. Una mozione invece di Fratelli d'Italia volta a garantire e rafforzare la figura del sindaco, un atto che impegna la Giunta ad attivarsi presso gli organi competenti, in particolare per definire con attenzione il confine delle competenze e una chiara garanzia anche di tutela giuridica. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia che ha come obiettivo quello di garantire e rafforzare la figura dei sindaci. L'atto impegna la Giunta ad attivarsi presso gli organi competenti affinché si supporti e si sostenga il ruolo dei primi cittadini e si garantisca lo svolgimento delle loro funzioni con un'attenta definizione del confine delle competenze ed una chiara garanzia di tutela giuridica. È previsto anche l'impegno a promuovere presso il Governo centrale un percorso di revisione del testo unico degli enti locali, chiarendo così definitivamente le responsabilità personali, professionali, giuridiche ed economiche della figura del sindaco. Dibattito bello, molto ampio, ha portato all'approvazione unanime di questa mozione che Fratelli d'Italia ha posto all'Assemblea legislativa della Toscana, andando sostanzialmente a condividere un problema di attualità che tutta Italia sta dibattendo, che è quello della responsabilità dei sindaci. Che per noi però è anche un'attenzione molto particolare alla formazione della nostra classe amministrativa toscana, il paese dei campanili per eccellenza. E non è stato difficile nemmeno, diciamo, entrare in empatia con l'argomento, tanti sono i ex primi cittadini che siedono all'interno di questa assise. Non si trovano i candidati, qualche volta per timore, qualche volta per un po' di paura, qualche volta per un'assenza di coraggio, non so quale sia l'elemento peggiore in questo senso, ma dobbiamo ricordarci che nei consigli comunali che si realizza al miglior modo, diciamo, e si concretizza il miglior livello di vita democratica del nostro paese. È difficile in special modo nei comuni medio piccoli e piccolissimi trovare l'entusiasmo che solo pochi anni fa si riscontrava nelle comunità per avere la possibilità di fare questa missione civile, che è una missione bellissima. I comuni sono l'ossatura vera e propria del nostro paese e la qualità dell'amministrazione e quindi anche la possibilità per i sindaci di essere riconosciuti nel loro ruolo, di avere serenità nella loro funzione e nella loro vita pubblica e amministrativa, è fondamentale per lo Stato. Se, come succede, non riusciamo più ad avere quella capacità di attrazione quando si propone a una persona di essere sindaco, ecco, questo io lo ritengo un segnale d'allarme. La Toscana Parlamento è tutto, prossimo appuntamento con i lavori del Consiglio regionale per la prossima settimana. Grazie per averci seguito.